In Italia, ma soprattutto in Sardegna, non sappiamo fare film. Questa espressione di sicuro l'avrete sentita tante volte. E se in qualche caso è vero, in Italia non sappiamo fare più film, da un altro li sappiamo fare ma non li va a vedere assolutamente nessuno. E forse questo è il caso del film diretto da Paolo Pisano, opera prima Tutti i cani muoiono soli. Film di genere drammatico che tenta di affrontare una tematica forse non del tutto nuova, ma che in un modo o nell'altro ci trasporta in una Sardegna che personalmente conosco piuttosto bene. Come sempre, prima di iniziare voglio ricordarvi che queste sono sempre delle recensioni abbastanza alla mano, quindi senza entrare troppo nei dettagli, anche se qualche volta lo facciamo, ma sempre con spensieratezza, un po' le chiacchiere da bar, ma tentando di preservare un po' di oggettività, non solo la propria opinione personale, con l'obiettivo, come sempre, di entrare nel film e tentare di capirlo il più possibile. Anche quando si parla male di qualcosa, lo si fa per capire qualcosa di quel film, altrimenti diventa semplicemente una via diretta unica, mentre qua si vuole il confronto. Quindi siete già andati in sala a vederlo? Chi ha avuto la possibilità, non so in quali sale in Italia sia uscito il film, ma almeno in Sardegna, se l'avete visto, fatemelo sapere lì sotto nei commenti. Sarò breve questa volta, non come in altri film, e non andrò a sparare milioni di cose. Il film mi pare abbastanza conciso, i lunghi silenzi fanno parte del film, e se per alcuni spettatori questo può non essere un film adatto, considerato la lentezza, la calma che si prende per raccontarti le emozioni e per farti raccontare determinate emozioni, perché quei silenzi riempiti comunque da dei suoni esterni, dei suoni che ti arrivano comunque in faccia, secondo me anche in maniera abbastanza efficace, hanno di sicuro la loro rilevanza all'interno dell'alchimia del film. Di sicuro la fotografia colpisce tantissimo e ho avuto la possibilità di andare a vedere il film con il regista e il cast in sala. Forse avrei anche potuto incontrare chi ha gestito i suoni, la fotografia, però non sono stato bene questi giorni, quindi non ho avuto la possibilità di farlo, è stato un peccato. E anche per un altro film non ho avuto quella possibilità, quindi stavolta appuntamento mancato. Però devo dirvi che tutto il reparto tecnico secondo me ha funzionato alla grande. C'è giusto una sbavatura su una scena che è anche girata, probabilmente sembra che qualcuno abbia dato un colpo alla camera e si nota questo sbalzo, che poi magari non so se è voluto, però davvero a livello estetico mi è piaciuto davvero tanto. Rivedere, come forse accennato prima, gli ambienti di Sassari, che è la città dove vivo, trattati in maniera un po' differente, con uno stile comunque abbastanza nuovo, abbastanza giovane, mi è piaciuto, mi piace questa idea, questo modo di raccontare questo scorcio di Sardegna e questi personaggi. Ma entriamo per un attimo nel vivo del film, in ciò che esprime. Effettivamente Gianni Tetti riesce a raccontarci una storia emotiva, ricca di silenzi, che porta questi personaggi emarginati comunque nella società e a loro volta forse emarginati anche dalle proprie complicazioni di vita, a trovare in un modo o nell'altro una soluzione per sopravvivere in questo mondo di cani. E se sulle prime può risultare un film un po' complicato da digerire, analizzando le varie scene, anche questa costante ricerca di familiarità, di convivialità proprio durante i pasti, non è una scelta casuale, almeno valutata dal mio punto di vista. Mostrare i nostri personaggi quasi sempre nei dialoghi, quando si trovano ad un pranzo, ad una cena, ad un pasto, serve per dare quella sensazione di unione, solamente nelle occasioni in cui si può far nascere una conversazione, altrimenti ci si lega sempre nel silenzio. E credo che questo messaggio sia venuto fuori, o perlomeno è ciò che ho percepito io guardando il film. E sono aperto a qualsiasi interpretazione, quindi nel caso fatemi sapere la vostra sempre lì sotto nei commenti, perché vi leggo e sono sempre curioso di rispondervi, di capire quali chiavi di lettura avete trovato all'interno del film. A volte troviamo chiavi di lettura in cose che non esistono, però che possono essere aperte a interpretazioni in qualsiasi film, in qualsiasi opera, quindi a volte sono semplicemente abbagli, altri volontà dell'autore. Se il comparto comunque tecnico e audio ha funzionato decisamente bene,
c'è qualche cosa che non va quando si ha a che fare con gli attori, non tanto con la prova attoriale, che secondo me è anche abbastanza riuscita, più che altro nell'impostazione di alcuni dialoghi, che purtroppo si ha la sensazione che siano sempre staccati. E se si va a analizzare come sono state girate le scene, alcune è palese che siano state girate in momenti differenti, però purtroppo questo stacco si sente forse un po' troppo, ed è un peccato, perché l'idea che si vuole dare di questi dialoghi abbastanza spogli, queste frasi che non vengono quasi mai terminate fondamentalmente, questi discorsi che a volte non sembra neanche che vadano da nessuna parte, possono raccontarci i personaggi in questione. Tuttavia si ha sempre un po' la sensazione di artificiosità all'interno dei rapporti tra i vari personaggi. C'è qualche altra scena che non mi ha convinto del tutto, come una scena di uno sparo, che non lo so, non mi ha trasmesso forse quello che si voleva dare ad una scena così importante all'interno del film, ma è il primo film, quindi direi che come prima è andata decisamente molto bene, quindi mi aspetto che Paolo Pisano possa ritornare al cinema con un altro film. Voglio ricordarvi che comunque un'altra opera che viene fuori dal premio Solinas, quindi sono davvero contento che un'altra opera simile venga da quel tipo di concorso lì e che sia più riuscito, anche se dal 2018 a oggi è passato un po' di tempo, a trovare lo spazio per raccontare una storia diversa. Come dicevo, a livello di narrazione si ha un po' la sensazione di questa artificiosità e si ha un po' la sospensione di determinati momenti che risultano magari un po' lenti, un po' troppo lenti rispetto all'idea che forse si voleva portare in scena. Per quanto la lentezza sia parte fondamentale, più che lentezza, è un termine brutto, la calma che si prende il film per arrivare a quei momenti lì ci sta, ma forse lo sceneggiatore Gianni Tetti avrebbe potuto gestire meglio determinati dialoghi, determinate scene per dare più enfasi magari a determinate scene, oppure ci sono delle cose che non ho capito io, quindi anche questo è da mettere in conto. Senza dubbio un film che vi consiglio di andare a vedere, da scoprire in prima persona. È una bella esperienza, almeno a mio giudizio, e sono curioso di conoscere anche la vostra lì sotto nei commenti. Quindi io prima di andarmene voglio parlarvi di un'ultima cosa e poi davvero vi lascio in pace. Vi parlo della Caccia, che è un film uscito al cinema ma che ancora non posso vedere perché qua non è arrivato. È stato diretto da Marco Bocci e scritto da Bondi e Niccolò. Niccolò, ovvero il figlio di un nostro amato autore, che leggiamo anche su The Incipit, quindi il noto Fenderman. E fatemi sapere se andate a vederlo, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, perché se il figlio è almeno bravo metà di quanto il padre, secondo me può essere un buon film. E considerato che parliamo del padre, ne approfitto per dirvi che uno dei suoi libri è in vendita su Amazon, quindi io l'ho già letto almeno buona parte, devo ancora leggere la versione finale, però buona parte del materiale so che cos'è, almeno credo di sapere che cos'è perché l'ho già letto da qualche parte. Però vi consiglio di scaricarlo in questi giorni, è gratuito, quindi La meraviglia di dovervi raggiungere di Niccolò. Scaricatelo assolutamente. Io vi ricordo che nel caso potete supportare il canale lasciando un mi piace, condividendo il video, nel caso iscrivendovi per non perdervi le notizie. E se siete curiosi di sapere un po' che cosa faccio, qui dietro ci sono degli esempi dei libri che trovate anche in descrizione. Noi ci vediamo nel caos di pensieri che questo canale oggi sono fuso. Ci vediamo nel prossimo video, oppure in un'altra recensione.